Manuel Bortuzzo, Alpio X, incontro in presenza con gli studenti delle medie e tanti messaggi di fiducia e ottimismo da lanciare. Che messaggio hai lanciato oggi agli studenti? Oggi, dopo un anno che ci siamo rincontrati di persona, sono riuscito a voler portare avanti quello che è il mio messaggio, che vorrei diffondere nelle scuole perché abbiamo il futuro qua, siamo il futuro. E il messaggio è semplicemente quello di far capire a questi ragazzi che a volte mi prendono come punto di riferimento perché comunque sono uscito da una situazione particolare, penso nel migliore dei modi. E semplicemente fargli capire che come ce l'ho fatta io, che sono come loro, ce la possono fare anche loro e ce la devono fare anche loro, dove non devono, ho mandato un messaggio dove comunque non devono mai smettere di credere in quello che vogliono fare, devono avere un piano A, un piano B, devono avere tante strade e sentirsi di poter fare qualsiasi cosa sempre. E che anche in situazioni, perché questa che vivo io comunque è una situazione che purtroppo può succedere a chiunque e che quindi non ho. Che anche se un giorno si ritroveranno ad avere delle difficoltà, in un modo o nell'altro si può fare, perché non conta come, dove, quando, perché, ma contano le emozioni che si provano, no? E le emozioni che si provano in questa situazione o nella loro sono le stesse, quindi ne vale la pena sempre. Questo è, diciamo, il sunto di quello che io cerco sempre di far capire ai ragazzi, senza illuderli che le cose non andranno sempre bene, perché non è vero che tutto andrà sempre bene, ci saranno dei momenti no, dei momenti brutti, ma è proprio lì che si troverà l'opportunità di andare avanti. Cambiando del tutto argomento, Grande Fratello, rumors che c'è qualche novità? Allora, a livello di novità, non le gestisco io, quindi non le so, però quello che ho sempre detto è che sarebbe stato, molto, molto carino poter, far conoscere tante piccole cose che non si sanno, anche per un breve periodo, in un, posto dove il pubblico è molto grande, perché un fratello ha dei numeri veramente grandi, e quindi poter parlare di cose che la gente non sa, e io ero primo a non saperle, può fare semplicemente che bene, ma non tanto per cambiare la mia situazione, che ripeto, mi sono trovato un bellissimo equilibrio, ma per cambiare quella di tanti ragazzi, tante persone che non vengono viste ancora in modo diverso, oppure che hanno delle difficoltà che nessuno ancora conosce. Quindi semplicemente fare conoscenza in modo tranquillo tramite un canale televisivo che ha un grandissimo pubblico. Chiudiamo col sogno delle Paralimpiadi, Parigi 24, si culla ancora quel sogno, no? Il sogno c'è sempre, ho la fortuna che sono giovane, le Olimpiadi le fanno ogni 4 anni, salvo imprevisti, ma le fanno ogni 4 anni, quindi non mi mancherà mai l'opportunità di andare, l'opportunità di allenarmi ce l'ho e quindi l'importante è quello, diamo priorità alle cose che valgono adesso e che bisogna fare adesso perché poi non si possono più fare, però le Olimpiadi, la Paralimpiade rimane sempre, sempre lì.